mi dà il là giusto per potervi presentare l'autrice di un libro molto bello che si intitola Seattle, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, e cioè Valeria Sgarella. Ciao Valeria, benvenuta. Ciao Enzo, grazie, buona serata a te e agli ascoltatori. Grazie, si sente tutto bene comunque, giusto per meno la cronaca. Male. Senti, come dicevo poc'anzi, la nostra chiacchierata è uno per il piacere, perché noi ospitiamo sempre momenti culturali a 360 gradi, quindi che sia l'uscita di un disco, di un libro o un evento teatrale, e questo è sempre piacevole, soprattutto in questa fase, no? Molto particolare. Però nel tuo caso specifico è l'uscita di questo bel libro Seattle, edito per Odoi Edizioni, spero di averlo detto bene, e sì. In realtà non è un libro musicale sulla scena di Seattle, io almeno l'ho interpretato come un tuo viaggio con grande devozione verso una città che ha tanti simboli, e poi ovviamente è il simbolo della città del grunge, no? Che negli anni, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, ha creato una scena musicale importantissima. Che cosa ci puoi raccontare un po' su questo aspetto? Il grunge è il filo conduttore ed è anche il pretesto per raccontare l'evoluzione di una città che io naturalmente amo, ma con me tantissime altre persone, che comunque dagli anni 90 oggi si è trasformata più e più volte. Sì. Certo. Parto proprio dalle location in cui il grunge è stato partorito, in cui è cresciuto, per raccontare che cosa è successo a Seattle da allora. Certo. E come una colonna sonora persistente e immortale, comunque il contesto del Seattle Sound si ripresenta nel mio racconto. Però non ho voluto fare la classica, come posso dire, il classico libro adorante nei confronti, e nostalgico soprattutto. Certo, esatto. Nei confronti del grunge. Volevo spiegare che cosa è successo da allora, a che cosa ha portato l'onda lunga del grunge. Ma perché infatti sì, no, l'abbiamo amato e lo amiamo tuttora, ma proprio per questo non bisogna relegarlo là nell'angolo della nostalgia, bisogna capire anche come è evoluto e a che cosa ha portato. Questo è stato un po'. Guarda, devo dire che l'obiettivo è stato centrato. Io spesso faccio un paragone con un altro autore amico che spesso e volentieri ospitiamo, cioè Bruno Casini, che è un grande amante della New Wave, e sì, con lui parliamo ovviamente di tutti i suoi libri su questo tema, ma parliamo appunto in questa maniera, non in maniera solo retrospettiva, ma guardiamo il passato per vedere come si è evoluto questo genere musicale e oggi ancora produce delle cose straordinarie. La stessa cosa vale per il tuo libro e per questo movimento, che ovviamente è cambiato nelle forme, nella modalità espressiva, ma in realtà è una città che giustamente si è piegata a quelle che sono i cambiamenti del 2021, perché in questo tuo viaggio, in questa sorta di cartina della città, tu ci porti proprio quartiere per quartiere, quindi ci fai una descrizione accurata, e l'introduzione ovviamente non si può non partire da Belltown. Che cosa ci puoi dire di questo posto straordinario? Vabbè, al Belltown diciamo che è stato un po' il pulsante della controcultura, intesa come cultura punk fondamentalmente. Certo. E soprattutto è stata la zona che raccoglie, e lo è stato fino a pochi mesi fa, a dire il vero, la zona che raccoglie tutti i luoghi simbolo del grunge, perché c'è appunto il Vogue, che è stato, sì, uno dei locali storici in cui gli stessi Nirvana hanno mosso i primi passi, e poi questi sconosciuti sì, poi quando si comincia a parlare di Nirvana oggettivamente è difficile poi parlare di altre cose, ma è proprio anche questa l'intenzione del libro, cioè, certo, infatti il mio libro precedente si chiamava Oltre Nirvana, Oltre Nirvana, è un altro paio di maniche. Poi abbiamo dei teatri storici tipo il Moore Theater, che appunto, certo, ha ospitato il cuore della scena grunge, ha ospitato gli esordi di tante band, ci hanno suonato gli Alice in Chains, ci hanno suonato i Pearl Jam, ci hanno suonato i Mad Season e tutta una serie di altri nomi che solo metterli insieme fa venire i brividi. E, sì, quindi insomma è uno dei quartieri da cui è partito tutto, si può dire.
Assolutamente sì, e poi se vogliamo rimanere anche nell'evoluzione di questa città è anche oltre il grunge, cioè se si fa un giro a Seattle oppure se si leggono le pagine del tuo libro e quindi si fa un giro, un tour virtuale, ci si muove tra Starbucks, Amazon, Microsoft, insomma c'è poi il mondo moderno anche che fa parte di questa città in maniera preponderante. È questo un po' il punto della situazione, perché esatto. Esattamente come è sopravvissuta il grunge, cioè a me mi hanno sempre ispirato un po' le storie di grandi fini e grandi inizi, no? Cioè sì. Quello il fatto di risorgere dalle proprie ceneri. Una città come Seattle, che è stata elevata, diciamo, all'apice dell'universo proprio perché c'è stata questa grande rivoluzione rock. Poi quando questa rivoluzione è finita, doveva finire anche Seattle. Certo. In realtà già da allora, già dalla fine degli anni 80, inizio anni 90, cominciava a fiorire quello che sarebbe stato il mondo nuovo, cioè il mondo tech, il mondo dei grandi colossi tecnologici, certo. Il mondo delle start-up che poi sarebbero diventate delle cose enormi che avrebbero cambiato esatto. la nostra vita, vedi Amazon. Una follia pensarlo una start-up, ma ora, oggi. Esattamente, suona stranissimo, però è stata esattamente una start-up come tante in uno scantinato di Bellevue, che è una città a sé, però fa parte dell'area metropolitana di Seattle. Ecco, è questa contraddizione che mi ha sempre un po' affascinato, no? Sì, certo. Cioè, le controculture che diventano dei colossi, come spesso accade. È proprio così, e infatti tu hai citato prima la band per antonomasia, cioè i Nirvana. I Nirvana in realtà sono una start-up di un dolore adolescenziale, non solo esistenziale, che ha portato poi ad un genere musicale che è diventato immortale nel tempo, però in realtà la possiamo pensare anche come una start-up. Beh, volendo. La verità è che i Nirvana non è sbagliatissimo. Sono stati, diciamo, gli albori di Nirvana, certo, i primi certo. passi che Nirvana hanno mosso sono stati mossi grazie a una startup che era la Sub Pop Records. Esatto. Se non fosse esistita la Sub Pop Records, probabilmente ci sarebbe stato un altro percorso. Però viene tutto un po' dalla cultura del do it yourself esatto. e comunque da questa grande spinta creativa che a Seattle è sempre stata molto presente. Io ti aggiungo altri due ingredienti e vediamo cosa ci puoi aggiungere rispetto a questi due elementi. Sì. Cioè, da un punto di vista di motore propulsivo, io ci metto certamente il punk. E poi, come altro elemento, ti metto, anche perché siamo in una radio, quindi il circuito delle radio universitarie, è una band che potrebbe sembrare insospettabile, ma in realtà una delle band che ha lanciato e ispirato tantissimi sono stati i REM. Sì, sì, certamente. I REM, che tra l'altro hanno un legame molto concreto con la città, perché è una cosa che racconto anche nel libro. Esatto. Peter Buck praticamente a un certo punto sposò una delle imprenditrici di intrattenimento più note a Seattle, che a suo tempo fu anche la fondatrice del Crocodile. Il certo. Crocodile è stato un locale storico che ha chiuso i battenti purtroppo negli ultimi mesi, proprio in seguito a tutte le limitazioni portate dal Covid. Certo. Però ecco, Peter Buck si trasferì a Seattle proprio per amore, quindi i REM suonarono al Crocodile, furono tra le prime band a suonare al Crocodile, quindi cioè il rapporto tra questa band e Seattle è molto stretto proprio per motivi di grandi affetti. Certo, io voglio chiederti qual è stata la parte più bella che hai trovato, più divertente, magari anche per te stessa inedita, rispetto alle cose che già sapevi di questa città. Inedita? Di inedito c'è sempre tutto in realtà, perché ogni viaggio corrispondeva a una scoperta nuova. Sì. Io Seattle l'ho cominciato a percorrerla molto tardi. Mi piacerebbe dire che sono stata tra le prime a scoprire la città proprio nel pieno della sua rivoluzione. In realtà no. In realtà proprio il fascino del ritardatario è proprio quello che ti permette di vedere con la distanza giusta, no? Nell'arco sì. degli anni, proprio l'evoluzione, che magari non sarebbe una cosa così chiara vivendo
le situazioni nel momento in cui accadono. Certo, mentre la fai la strada non te ne accorgi che la stai facendo. No. Quindi... E soprattutto quando c'è una rivoluzione in corso, esatto. Se tu sei parte di quella rivoluzione, non te ne rendi sempre conto. Verissimo. Mi capitò di parlare con Bruce Pavitt, che è uno dei due fondatori della Sub Pop Records. Molto spesso la domanda che gli fanno è: ma tu, mentre avevi a che fare con Nirvana, mentre pubblicavate Bleach, vi rendevate conto che sarebbe stata la band più influente del mondo? E naturalmente la sua risposta è stata: pensavamo di avere qualcosa di speciale in mano, sì. Che sarebbero stati i nuovi Beatles? No. Della serie, ok, ha un valore, cioè, e riconosciamo il valore di quello che stiamo vivendo, però mai e poi mai avremmo pensato che sarebbe esploso nelle nostre mani con questa potenza. Assolutamente. Quindi, quello che io di inedito vedo a Seattle di volta in volta è la sua grande capacità di adattarsi ai tempi che corrono, e spero che lo sia anche questa volta. Sicuramente. Io, Valeria, volevo chiudere questa nostra piacevole chiacchierata con un cosiddetto off topic, ma perché insomma secondo me comunque c'entra. In questo ultimo periodo si sta facendo un bel seguito rispetto ad un canale YouTube, cioè Tape Trading, dove c'è un programma fantastico, viene riproposto, chiaramente vengono riproposti dei filmati degli anni 90 fondamentalmente, cioè questo programma era Il Muro, che ti vedeva anche ovviamente coinvolta, dove mettevi anche scheletri nell'armadio, se mi permetti. Esatto. Dove però ci sono passate delle band che negli anni 90 hanno creato quel cosiddetto movimento rock italiano, che negli anni 90 è stato strepitoso, che ne so, penso ai Blue Vertigo, After Hours, i primi, i Verdena, Cristina Donà, che tra l'altro avremo fra qualche settimana anche in diretta, insomma, e tantissimi altri che adesso dimentico a memoria. Come vi sta esplodendo questa cosa tra le mani? Perché un po' sta andando così, no? Era partita come un cazzeggio e poi... Esattamente, allora è partita come un cazzeggio e rimane ancora un enorme cazzeggio, infatti come tutti i cazzeggi è destinato ad avere successo. Però il punto è che in realtà si trattava soltanto di riesumare alcuni filmati che io ho scoperto di avere, e che riguardavano gli esordi di tantissime band che poi si sono rivelate comunque fondamentali, no, per la scena alternativa italiana. E ci sembrava, perché Tape Trading in realtà è un'idea di Alfredo Cappello, detto K, di Ammonia Records, e non voglio, il merito è suo fondamentalmente, però ecco, ci siamo resi conto di avere tra le mani qualcosa di un documento, perché qua si tratta di, come posso dire, archivio storico, no? Esatto, si tratta di patrimonio culturale, si tratta di un bene di prima necessità in questo periodo. Manca la musica dal vivo, abbiamo ritrovato queste cose, rendiamole fruibili. Sai, lo zoccolo duro dell'alternativo italiano è molto ampio. Come no? Certo. E quindi questa cosa ci stupisce, sì, ma fino a un certo punto. E, insomma, fa sempre un certo effetto comunque ritrovare le band che ancora sono in vita dopo 20 anni, esatto, ai loro esordi, cioè sempre per l'effetto nostalgia, se vuoi, no? Come no? Però anche perché certi filmati sono effettivamente delle chicche mostruose. Esatto, cioè veramente soprattutto gli esordi, che ne so, io ho guardato 30.000 volte il video dei Verdena. Verdena, esatto. cioè Corpi, se non sbaglio, sì. Cioè era una roba pazzesca. Io che sono dell'83, quindi quell'età l'ho vissuta, insomma, me la ricordavo bene, e ritrovare queste chicche è stato fantastico, ecco qua. Ecco, poi no, tu dicevi giustamente di vivere, essere consapevoli di vivere un certo periodo storico importante, proprio, cioè, non che sia paragonabile a quello che successe poi a Seattle, però c'è stato un periodo in cui comunque in Italia la musica alternativa, cioè il rock alternativo, era di una potenza mostruosa. Esatto, vero, verissimo. E non è che noi durante Il Muro avessimo la consapevolezza del fatto che quelle band sarebbero durate 30 anni, 25 anni. Esatto. Però a distanza di tempo, proprio per questo, ci sembrava affascinante anche un tributo di, come posso dire, un tributo di
rispetto a queste certo. band poterli mostrare in quel periodo. Senti Valeria, per me è stato un grande piacere, io devo salutarti anche perché potremmo continuare fino a febbraio 2022 se ci mettiamo di impegno lo potremmo fare, però ci diamo appuntamento alla prossima, quindi guarda, grazie davvero di cuore. Guarda, io sono libera tutti i giorni prima delle 22. Bene, quando vuoi. Alla grande. Io ti ringrazio e ci ascoltiamo una band che tu ci hai suggerito in chiusura, e cioè Mother Love Bone. Quindi insomma ti facciamo anche contenta. Ciao, grazie ciao, mille. Baci, ciao, grazie. Ciao, grazie a te, ciao.